Allora, ragazzi, andiamo a fare il Belgios di questa settimana. Vediamo due o tre team e vi spiego nel mentre. Come al solito, tutti i personaggi che vedrete hanno HP difesa. Occhio al cibo, a seconda di che tipo di team avete, se avete le ulti più alte o più basse, conviene mettere al posto del cibo vita quello difesa. Non perché fate più punti, farete sempre più punti col cibo vita. Ma perché se per esempio avete la ulti di Diane bassa, con il cibo attacco rispetto a quello vita, riuscite a chiudere la fase prima, perdere meno vita e quindi si tramuta in un fare più punti. Ma se siete messi bene, andate sempre di cibo vita. Comunque, questo è un team che ho provato ed è un compromesso tra il facile e i punti. Perché questa settimana abbiamo un po' di rogne, come la scorsa in realtà. Quindi un team full femminile, più due ulti. Bisogna fare due ulti non concatenate, come si dice? Non mi viene il termine. Due ulti con animazione differente, quelle che si fanno in combo con l'altro PG. Mi sfugge proprio il termine, chiedo scusa. Ulti combinate. Ecco, ulti combinate. Quindi, in questo caso abbiamo Diane Blu, che fa la ulti insieme a Gote. No, scusate, insieme a Gryamor. E può essere utile. Il fatto è che bisogna rusharla due volte. Quindi, fate attenzione. La tattica è sempre la stessa, allora avere con questo team la ulti di Gother entro la fase 4, a meno da togliere tutti i buff e buttare giù tutti. Occhio però che bisogna fare due danni rottura. I danni rottura qui li facciamo con Diane Blu, per quello si usa lei. Alternative per i danni rottura abbiamo Ram e Diane, sono i principali che si usano. Diciamo che Diane in questo boss, quella blu, è utile perché fa sia danni rottura sia ulti combinata e comunque fa abbastanza danno con la ulti, appunto. Gli altri PG sono Skadi e Matrona perché Matrona aumenta le stat dei giganti del 25, Skadi è un gigante e in più mette con la sua passiva riduce le stat avversarie. Diciamo che si potrebbe sostituire in realtà King con Oram, che aiuta nella rottura, oppure con Gherardo e Lane. Solo che o avete veramente le ulti alte, gli equip perfetti e i PG al 100 tutti e allora va bene, altrimenti è un problema. Comunque si fa con questo team anche senza la missione degli eroi femminili. Secondo me se si tira un po' con il punteggio si riesce a fare. Questo appunto è con Gerard al posto di King, che è come andrebbe fatto. Ripeto, perché ho messo King nell'altro? Perché volevo venire incontro un po' a quelli che hanno più difficoltà o che comunque non hanno i PG così alti. Anche perché io vi ricordo che qua io ho Diane al 4, al 90 tra l'altro. Stessa cosa per Gerard che è al 90 e Skadi che è al 90. Gerard è al 6, ma Skadi credo all'1 o al 2, non lo so. Comunque, non è facile. Non è facile appunto perché sono personaggi, ragazzi, che sono veramente utili solo in queste cose, quindi boss, eccetera. Alzarli al 100, diciamo che si hanno altre priorità al momento. Tutto qua. La tattica di base, come vi ho detto prima, per questo boss è rushare più velocemente possibile Diane, perché bisogna fare due volte la ulti, visto che in questo team specifico può farla solo lei la ulti combinata. E in più usare le due rotture in questo caso. Vedete? Quando si usano le due rotture di Diane, quando i nemici sopra la testa hanno il buff, quindi turno 4, ok? Qui andiamo a togliere la barriera del boss con Gerard, fare le due rotture e finire un braccio. Potevo finirlo con l'altro attacco, non credo di ucciderlo così. Non credo proprio di ucciderlo così. Era meglio se facevo Skadi, forse.
Ho fatto Skadi, perfetto. Comunque sia, appunto, si tratta di fare questo, ragazzi. Non è morto comunque, niente. Tra l'altro è pure un problema il fatto che ci possiamo curare sia con Skadi, sia con, per esempio, Dianfest. Però lui metterà disabilità recupero tante volte, non su tutti, ma su almeno un PG. Quindi è veramente una settimana un po' rompiscatole. Se volete, se vi mette così tanta difficoltà, potete anche non farla la missione del team femminile. Fate personaggi che siete sicuri che rimangono con tanta vita e che non vi danno rogne, anche perché, ripeto, per far funzionare bene un team del genere dovete avere le ulti alte, gli equip più che buoni e niente. Credo veramente che la cosa più importante sia le ulti alte, perché quando con la ulti di Diana andate a shottare le braccia, potete usare altre carte, fare altre strategie, eccetera eccetera. Quindi, come vedete qua, col disabilità recupero si è rimasti bassissimi di vita con Skadi, però non è comunque male, dai. Non è malaccio. Aver avuto la ulti più alta di Skadi magari ci fullava anche di vita agli alleati. Sarebbe stato carino. È un team carino, un team che si può usare, funziona e via. Se avete problemi con Gerard, sostituitela anche con Ram. Non è un problema. Questo invece è il team con cui mi sono trovato un po' meglio, ma perché può permettersi di tenere sotto controllo un po' di più l'avversario. Allora, innanzitutto abbiamo la sinergia tra i giganti e gli sconosciuti, perché sia Matrona che potenzia i giganti del 25%. Tra l'altro, io non ho la relic perché sennò sarebbe stato un altro 25%. Sia Merlin che fa fare più danno agli sconosciuti e Ram che aumenta le stat degli sconosciuti. Aumenta le stat? Sì, dal 20%. Quindi non male. Di base qui andiamo a congelare il braccio che ci dà più fastidio dei due, buttare carte nel mentre rushiamo due volte in questo caso Merlin rossa, perché mi raccomando, per la missione bisogna rusharla due volte. E appunto carichiamo Diane perché nel contempo lei andrà a fare un sacco di danno, quindi ci può tornare utile con la ulti. E ripeto, non è per niente male come team questo. Poi, il fatto che vi debba girare bene comunque è ovvio, perché vi devono per esempio arrivare due carte di Ram in questo turno per fare la rottura, per esempio, no? Quindi, quello è. Non credo di aver ucciso il braccio di sinistra con Diano, forse sì, non mi ricordo. Sì. Ok, e congeliamo l'altro. Intanto si porta avanti la ulti di Merlin, non male. Non è stata una brutta run, appunto. Secondo me, con qualche relic in più di Matrona, per esempio, eccetera, eccetera, sarebbe stato ancora meglio. Contate che non ho l'equip proprietario su Ram. Quello di Merlin e di Matrona fanno un po' cacare, non sono tutti al 100, eccetera. Quindi, secondo me, un 10.000 li fa questo team. Non voglio dire tranquillamente, ma secondo me a 10K li tocca. Ed è, sinceramente, anche non così complesso da avere come team. A parte Ram, forse, però gli altri, dai, sono abbastanza normali. Tra l'altro, qui avessi avuto un counter, cioè un taunt di Diana, avrei preso molto meno danno, quindi magari non avrei perso così tanta vita e ciò avrebbe significato più punti. Però questo è, ragazzi, mi raccomando, togliete lo scudo al boss con il 2 stelle di Ram e via. Vi ricordo che i team più usati sono giganti, fate e sconosciuti, quindi fate un mix di quelli. Per il resto, se avete problemi, potete contattarmi pure su Discord oppure nei commenti di YouTube, come preferite. E nada, sperando che vi sia stata utile, ci becchiamo in live alle 6:30 in un altro video. Va bene? Ciao belli.